Buongiorno ad Alessandra Padelli, responsabile titolare di una torrefazione in Valtellina. 15 anni di storia di caffè alle spalle. Le chiediamo innanzitutto come è arrivata al caffè e soprattutto come è arrivata al caffè di qualità. Buongiorno innanzitutto, sì, Special Coffee è nata 15 anni fa, è stato un sogno, un progetto iniziato da mio papà che è tuttora in azienda che si occupa di selezione di caffè, peraltro ora si trova in Brasile proprio per questo motivo. L'azienda è nata appunto così un po' per un sogno portato avanti, abbiamo poi aperto con i mercati soprattutto esteri, quindi iniziando dalla Germania, abbastanza vicini. E il caffè di qualità è, diciamo, parte del DNA dell'azienda, quindi abbiamo sempre pensato che il nostro lavoro stesse proprio nell'attività di selezione e ricerca, oltre che quello poi di importazione, di blending e di tostatura del caffè. Poi sono entrata io in azienda, questo è un po' per fare un excursus nel tempo, sono entrata io in azienda, avevo questa passione per i mercati esteri e per cui ho iniziato a seguire in maniera sempre più marcata quelli che erano i mercati esteri. Ecco, Quindi, quali sono i mercati esteri nei quali lei è presente? ma in questo momento, fatto ormai come mercato domestico quello europeo, raggiungiamo la Russia, raggiungiamo il sud-est asiatico, l'Arabia Saudita, il Cile, l'area del Nord Africa e qualcosa in Sudafrica. Quindi l'intenzione è quella sempre di portare l'espresso italiano, quindi di qualità, nel mondo. È una nicchia che siamo agevolati dal Made in Italy e si va a riscontrare dappertutto. La sfida è proprio quella di proporre la qualità, farla conoscere. Tante volte è anche più semplice proporla all'estero rispetto all'Italia. Ecco, prima di venire all'argomento importante di questa nostra conversazione, il rinnovamento della sua gamma di prodotti, ma poi entreremo nel dettaglio e preciseremo di cosa si tratta, vorrei tornare alle sue considerazioni sul mercato estero. Lei ha parlato di Russia. In alcune interviste che abbiamo realizzato recentemente con alcuni suoi colleghi, è venuto a galla come il mercato russo stia diventando sempre più difficile a causa della scarsa qualità del prodotto proposta da torrefattori italiani disinvolti e dal fatto che i grossi torrefattori tedeschi siano arrivati in Russia in modo pesante e ci stiano spazzando via. Com'è la realtà dal suo punto di vista? Ma penso che lo spaccato che lei ha dato sia abbastanza chiaro. È un problema, se così lo vogliamo chiamare, però riscontrabile in tutti i nuovi mercati, dove la conoscenza del prodotto è abbastanza bassa. Chiaramente chi apre il mercato dà la conoscenza del prodotto. La Russia, come tante altre zone, è un paese che per tradizione è tè. Quindi si sono avvicinati al mondo caffè per occidentalizzarsi, iniziando dal prodotto instant, quindi molto più semplice da produrre. E poi è chiaro che la connotazione di gusto richiede del tempo, richiede l'abitudine, il cambiamento anche al conoscere una cultura che non appartiene alla loro. Quindi è inevitabile che ci siano delle dinamiche che richiedono molto tempo. Dal nostro punto di vista possiamo dire che comunque l'attenzione anche a conoscere la cultura italiana, il come fare il prodotto e il come distinguerlo c'è. Quindi questo già è un aspetto molto positivo. Poi, ripeto, è veramente una questione di tempo, di cambiamento di abitudine, di mentalità. Sperando che i tedeschi nel frattempo non ci spazzino via. Ma le posso dire che tutto sommato i tedeschi vengono anche spesso in Italia a comprare il caffè, quindi probabilmente i loro torrefattori sono bravi, ma non abbastanza. Per fortuna, questo è il mercato. E l'appuntamento con Alessandra Padelli originariamente era per parlare del suo nuovo caffè, caffè che ha subito le cinque miscele prodotte dalla sua torrefazione, che hanno cambiato il packaging.
Attualmente si parla di rinnovamento grafico inevitabile per i siti internet. Perché si deve cambiare il packaging di un caffè, che peraltro resta quello, ed in effetti è difficile cambiare un caffè se è buono, perché cambiare il packaging? Allora, il packaging chiaramente ha una funzione di contenitore e chiaramente di mantenimento inalterato del profilo qualitativo del prodotto, però ha anche un'esigenza di adattamento ai gusti delle persone, perché comunque l'aspetto estetico puramente di marketing c'è. È inevitabile, non lo possiamo negare. Un prodotto può essere buono, ma se è vestito in maniera non molto bella, Beh, la probabilmente. fermo un momento perché su questo argomento è la prima volta che abbiamo raccolto queste opinioni. Quindi lei ci dice che i baristi, gli stessi utenti casa, eccetera, sono attratti anche dal packaging. Noi abbiamo verificato che con questo restyling il caffè sembra più buono. Fortunatamente potevamo ottenere anche l'effetto contrario, però questo è uno dei motivi. Oltre a questo, abbiamo aggiunto sulla busta stessa, proprio per semplificare il lavoro, quelle che sono le caratteristiche del blend, quello che appartiene al profilo di tazza del blend. Abbiamo messo qualche informazione in più che è importante per eventualmente un consumatore finale, ma è importante, crediamo, anche per il barista, proprio per cercare di trasmettere una cultura, per cercare di far capire la differenza tra un prodotto e l'altro. Quindi questo è determinante, agevola, altrimenti uno alla cieca compra perché compra una miscela, perché gli Certo. piace e basta. In questo modo noi diamo qualche suggerimento che potrebbe essere importante. Ecco, aggiungo il dettaglio che ci diceva prima Alessandra Padelli, come il prodotto della Special Coffee sia 80% grani, 20% macinato, quindi il peso maggiore dell'Horeca, dei bar. E incidentalmente prima abbiamo parlato di export e le chiediamo quanto pesa l'export sul suo 100? Ma in questo momento è un trend che si va confermando, è più del 70%, quindi il mercato è fatto fortemente da mercato estero. Ma è un mercato che dà soddisfazioni o è soddisfatta solo lei perché può viaggiare molto? No, è un mercato che dà soddisfazione, è un mercato che chiaramente richiede tanto lavoro, richiede investire tante energie nel cercare di comunicare non solo l'azienda, ma comunicare anche un prodotto e quindi una storia. C'è un lavoro di training magari più importante, però questo comporta anche una fidelizzazione maggiore e Ecco, quali quindi è sono. soddisfacente. Non le voglio rubare dei segreti aziendali perché evidentemente questa intervista l'ascolteranno con grande interesse e piacere molti suoi colleghi, ma le chiedo, naturalmente il mercato estero richiede partecipazioni a fiere, ma in particolare qual è il mercato estero che attualmente, come dire, è più interessato al caffè torrefatto italiano? Qual è il mercato estero che si presta di più ad essere terra di conquista? Ma allora, io penso che il mercato tedesco sia il mercato numero uno per il caffè italiano, per un fatto di tradizione, ma anche per un fatto proprio di amore e di passione che i tedeschi hanno nei confronti dell'Italia. La conoscono bene, vengono spesso in Italia e di conseguenza sanno apprezzare anche il prodotto di qualità. Poi c'è veramente una marea di tanti altri paesi, a cominciare appunto da quelli arabi o comunque dei paesi del Golfo, che hanno grande interesse per quelli che sono i prodotti del Made in Italy, per quello che è la qualità, sebbene non la conoscano molto spesso, comprano un po' ad occhi chiusi, però è bello comunque provare a raccontargli quelle che sono le differenze. Certo, ha parlato del mercato tedesco e dei tedeschi. In Germania c'è una tassa non piccola sull'importazione del caffè. Le chiedo, ha mai pensato di preparare una particolare confezione, destinata ai supermercati che si trovano, per esempio, attorno al lago di Garda, al lago di Como, dove vanno tantissimi tedeschi d'estate e convincerli a comprare direttamente in Italia caffè italiano? Caffè Allora, no. italiano, attenzione all'espressione caffè italiano che è giusto non dire, caffè torrefatto in Italia.
Sì, esatto, caffè italiano è più che altro una connotazione di lavorazione, Ma c'è perché qualcuno che proprio parla di caffè italiano e basta. è una fantasia Certo. probabilmente. No, allora noi abbiamo inserito un nostro prodotto in una catena di supermercati, e mi ricollego a quello che diceva prima, presente in Lombardia soprattutto, e quindi sul lago di Como e anche sul lago Maggiore e parte del lago di Garda. Chiaramente riscontriamo che tanti ci conoscono grazie a questo. A volte riceviamo delle richieste da clienti privati, quindi, che ci hanno conosciuti in questo modo. Sicuramente le gratificazioni sono tante, è Certo, bello. restiamo ovviamente sempre sul fronte caffè, ma spostiamo un attimo la prospettiva. Parliamo di Cialde Capsule, la sua azienda ne produce. Allora, noi sì, abbiamo cialde capsule, quindi i porzionati che completano la gamma, il portfolio dei prodotti. Sebbene non sia un prodotto strategico su cui andiamo a Ecco, c'è un po' una puntare. tendenza, signora Padelli, tra i suoi colleghi nell'universo dei torrefattori italiani, alcuni dei quali sostengono che le capsule sono, come dice lei, un complemento, ma anche molto di più di un complemento, parte importante del loro portafoglio. Altri invece, come ad esempio il dottor Antonio Quarta, presidente dei torrefattori italiani, il quale sostiene che Cialde Capsule sono da evitare per problemi di inquinamento, per problemi di trasporto e quant'altro. Ecco, lei che cosa ne pensa di queste cialde capsule? Allora, personalmente concordo con quanto dice il dottor Quarta, assolutamente. Credo che non avranno nel lungo termine molta vita questi prodotti. Dall'altra parte, però, sono consapevole che offrono una componente di servizio che diversamente non sarebbe possibile dare. Faccio un esempio: vai nel posto più remoto del mondo, vuoi far degustare il caffè con poco spazio, con poca anche poco training, poco investimento in questo senso, sicuramente la cialda o la capsula ti permette di avere un'erogazione non eccellente ma neppure pessima, quindi standardizza abbastanza il risultato e ti permette comunque di proporti. Questo è un motivo. Poi l'altro motivo potrebbe essere quello appunto dei bar o dei ristoranti a basso consumo, quindi quella potrebbe essere un'altra esigenza. Quindi è chiaro che da un punto di vista di impatto ambientale, di un punto di vista della salute, non sono il massimo. È vero però che soddisfano, bisogna usarle con un po' di razio. Certo, lei ha unito due aspetti sulle quali la voglio interpellare un attimo. Ha unito il concetto di cialde capsule e bar. Da alcuni mesi, dei rappresentanti, anche per telefono, raggiungono alcuni bar, magari bar di periferia stremati dalla crisi, e propongono loro di vendere ai loro clienti cialde capsule. Questi baristi ovviamente sanno benissimo che parte della loro crisi deriva anche da cialde capsule e alcuni di questi trattano a malo modo questi signori perché si ritengono offesi da queste proposte. Lei che cosa ne pensa? Dico che secondo me dovrebbero invece rivalutare un attimino questo, quindi dovrebbero prenderlo come una critica anche positiva, o migliorarsi per poter continuare a lavorare con la macchina espresso, con il prodotto in grani, cercando sempre di più di essere professionisti e professionali in quello che vanno ad offrire. Diversamente, se per loro il prodotto caffè non ha un ruolo di core business, pensare giustamente ad una soluzione più flessibile, comunque più economica, perché se valutano un costo per erogazione avendo una macchina, quindi consumi energetici, consumi personale e via dicendo, probabilmente capirebbero che da un punto di vista di costi sono lì. E quindi secondo me è chiaro che la percezione per loro non è positiva, perché andiamo ad eliminare tutta la componente di manualità che poi Certo, ma dal suo punto di vista, proprio come suo pensiero, come suo parere, il fatto che al di là del fatto poi che la utilizzi o meno per servire il suo espresso, ma il fatto di vendere del cialde o capsule in un bar,
Potrebbe essere una cosa positiva nel senso che aumenta l'offerta dei prodotti, oppure potrebbe essere un'arma che si ritorce contro il barista, nel senso il cliente compra le capsule e poi non si fa più vedere? Ma allora, ripeto, dipende da come si vuole affrontare la cosa, nel senso Certo. che se il bar ritiene che, se il bar è focalizzato ad esempio sugli aperitivi, sugli happy hour, e quindi di caffè al mattino ne fa 10, è chiaro che gli conviene mettersi una macchina cialde dove non ha bisogno che il barista segua dei corsi, non ha bisogno grandi manutenzioni alla macchina. Evita tutti quei problemi che sono stati recentemente sollevati con i baristi, e dall'altra parte, se invece il suo punto forte sta nel caffè, chiaramente la macchina cialde deve assolutamente scordarsela, ma deve fare un lavoro di ricerca e quindi trovare il caffè che viene più apprezzato dai suoi consumatori, quello che lui riesce a lavorare meglio, quello che per tanti motivi si confà più alle sue esigenze. Certo, lei ha accennato ad alcune critiche, veniamo a parlare della summa delle critiche, cioè di questo programma Report che è andato in onda il 7 aprile, sono passati oramai più di 20 giorni, ma Comunicaffè, come lei forse vede, continua a ospitare interventi, critiche a favore e altre cose. Adesso Andrei Godina è andato a provare i bar di Trieste, scusi, i bar di Trieste e li ha trovati, se non pessimi, molto cattivi, quindi non ha fatto un lavoro di, come dire, di campanile. Ecco, summa delle critiche, report, una trasmissione che ci voleva. Lei che cosa ne pensa? Dico anch'io che ci voleva per aprire gli occhi a noi torrefattori, ai baristi e tutto sommato anche ai consumatori finali che molto spesso entrano in un bar convinti di trovare il meglio o di trovare dei professionisti in grado di preparare un prodotto come si deve, perché quello che accade nei bar è la stessa cosa che accade nei ristoranti e nelle pizzerie. Il motivo che ci porta ad uscire molto spesso è per trovare un'offerta differente rispetto a quella che abbiamo a casa. Fuori casa dovrebbe corrispondere non solo ad un'esigenza di servizio temporanea, ma anche ad un'offerta diversa, di un livello diverso. Molto spesso non è così. Report è riuscito a muovere un po' quest'acqua stagnante che si stava creando, per cui le cose stanno così e devono andare avanti così. Noi come Special Coffee, come azienda, abbiamo sempre sostenuto che in particolare i torrefattori devono proporre il loro prodotto e la loro qualità, la loro filosofia aziendale e tutto quello che possiamo mettere in questa busta, più o meno bella, più o meno arricchita di contenuti, perché fa parte del nostro lavoro. Ecco, molti bar si aspettano dai torrefattori anche altre buste. L'80% del suo prodotto è un prodotto in grani, quindi destinato all'oreca, un'oreca che qualcuno dice trae ossigeno, non so come lei lo interpreti, comunque trae interesse al lavoro di barista attraverso il comodato d'uso. Noi più che ossigeno lo vediamo come un doping in realtà, nel senso che va ad alterare quelle che sono le reali dinamiche di mercato. Quindi la vediamo assolutamente come negativa la scelta di individuare un fornitore non in base alla qualità del prodotto e poi chiaramente, come sempre accade, per un aspetto di prezzo, di accordi commerciali, di eventuali ulteriori benefit o come dire, promozioni che ci possono essere, però non ci devono essere sicuramente altre buste e la scelta deve essere fatta partendo dal caffè, poi tutto il resto deve venire dopo. Poco per volta il mercato invece si è ribaltato, per cui la scelta viene fatta prima in base a una serie di benefit per poi arrivare marginalmente all'aspetto del caffè, dove poi uno vale l'altro, dove poi purtroppo molti nostri colleghi si sono anche divertiti a non mantenere la costanza qualitativa, a proporre prodotti diversi anche senza spiegare troppo al consumatore, e comunque ci ha condotto a questa situazione dove per un'azienda nuova, come è accaduto a noi, che si propone sul mercato, risulta molto difficile
entrare in questa dinamica e soprattutto capirla e condividerla. Quindi noi non appoggiamo sicuramente queste logiche. A suo modo di vedere, proporre un caffè di qualità, per esempio il suo caffè, in un bar che punta tutto il suo business sul caffè, è sufficiente per tenere in piedi un locale? E mi spiego meglio, è un momento molto difficile per i bar. Ci sono tantissimi, o meglio, tanti bar di alto livello, di alta qualità, bar pasticcerie che stanno andando alla grande, anche considerando solo il ramo caffetteria, intendo. Ci sono tanti bar di periferia nelle grandi città e in provincia che stanno soffrendo molto. Dare del buon caffè, magari senza accomodato d'uso, a questi bar, secondo lei potrebbe essere sufficiente per risollevarli o è una crisi strutturale provocata da cialde e capsule? Ma allora no, non andrei sicuramente a demonizzare le cialde e le capsule, quello no. C'è un cambiamento in atto nel mercato che è sicuramente forte ed importante. Ci sta lanciando anche questo cambiamento dei messaggi che dovremmo saper cogliere in maniera abbastanza significativa. Dobbiamo anche noi cambiare, quindi anche i gestori dei bar dovrebbero capire che in questo momento il consumatore ha bisogno di nuove proposte, ha bisogno di qualcosa che gli permetta anche di distinguersi, e quindi anche il bar deve trovare la sua motivazione di esistenza nel mercato, deve specializzarsi in qualche cosa. Il caffè, come noi spesso diciamo, è un buon motivo. È chiaro che nel momento in cui ti specializzi come caffetteria, gli elementi che ti devono rappresentare devono essere molto chiari, condivisi dallo staff che lavora con te e ovviamente devono anche essere riconoscibili dai tuoi consumatori, quindi la qualità del prodotto, determinate caratteristiche di servizio e via dicendo. Adesso non sto a dilungarmi su Certo. questo aspetto, però sicuramente questa crisi è fatta in parte per anche scremare il mercato da questi locali che non hanno ancora trovato una loro connotazione. E come vediamo, come succede a tutte le aziende in questo momento, per sopravvivere devi cambiare, ti devi adattare a quelle che sono le nuove esigenze. Bene, ringraziamo Alessandra Padelli e le facciamo una domanda imprevista. Sul suo tavolo ha per caso un sacchetto del suo caffè per farcelo vedere? Eh sì, ecco qua. Questo è una busta, ad esempio, questo è ad esempio il blend che è più venduto sul mercato tedesco. Quel rosso lì l'ha deciso sicuramente lei. Questo rosso sì, l'ho deciso io. È stato uno dei primi blend che ha creato mio papà ed è quello anche che ha riscosso maggior successo, in parte perché ha un prezzo abbastanza accattivante, dall'altra parte perché ha anche una connotazione di gusto che ben si adatta alle preparazioni, chiamiamole tedesche, quindi con molto latte, caffè lunghi e via dicendo. Bene, la ringraziamo moltissimo e le diamo l'appuntamento a una prossima volta, visto che sviluppa molto bene gli argomenti e ci sono tante cose ancora da dire sul caffè. Grazie ad Alessandra Padelli e buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci.